Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono felicissima finalmente di fare questo video che, come avrete letto dal titolo, si tratta di un mega haul di Shein. Ormai sapete quanto adori questo sito, ormai non esistono altri negozi ma solo Shein. Cioè, non mi chiedete perché. Comunque, Shein, se tu mi volessi mandare, non lo so, un po' di vestiti, cioè io sono qui. Che ti aspetto, molto 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 felice. A parte gli scherzi, ho detto finalmente perché avevo intenzione di registrare questo video del primo pacco, perché mi hanno diviso il pacco ed è stato un trauma, perché mentre quello, il primo mi è arrivato, ce l'ho da 4 giorni, il secondo è arrivato solamente adesso, quindi mi ero un po' preoccupata, ma in ogni caso, appunto, ora vi farò vedere il tutto. Infatti, se mi accorgo che se mi dovessi accorgere che è troppo lungo il video, lo andrò a dividere. Quindi, appunto, non mi perdo in chiacchiere e iniziamo subito. Ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo come sempre che se vi fa piacere di iscrivervi al mio canale. Ecco qui i nostri pacconi! Sono molto felice. Oddio, che strano. Non ho preso solo vestiti questa volta, ma un sacco di cose carine. Scusate per la mia pazzia, ma veramente sono troppo contenta. Adoro, adoro. Anche perché, non so voi, ma io quando arrivano i pacchi, a parte essere felicissima di aprire al corriere, li devo aprire subito. Infatti, sì, ho questa cosa di non saper aspettare, ma ho troppa voglia appunto di aprirli. Quindi pensate voi che gran sacrificio aspettare questi 4 giorni. Andiamo subito a prendere la prima cosa. E si tratta. Peccato oggi. Oggi su è aperto. Comunque. Oh cavolo, è rotto. No, spero non rotto, ora lo apriamo insieme. Questo qui ho preso che è un aspira punti neri. Mi ispirava troppo, poi ho visto che molte persone lo usano e dicono che funzioni. E poi avevo letto anche le recensioni, ho visto anche le foto e veramente era un ottimo prodotto. Quindi l'ho preso, è arrivato così, però magari rimesso tutto lì nella confezione. Che carino, guardate. Ovviamente avevo letto che va con le batterie, quindi adesso è. Aspetta. Ah, ok, questo qui è un po' durino. Da scendere comunque è così, con queste quattro aggeggine. Comunque non ve lo farò vedere nel dettaglio perché ho intenzione di farvi il video, così vedremo insieme se in realtà funziona oppure no, quindi aspettatevi il video. Oh, schifezze. Andiamo avanti poi con il primo capo. Ah sì, si tratta di questa magliettina top che si userà tantissimo, sarà uno dei nuovi trend di questa primavera, estate. E si tratta di questo qui, questo maglioncino con le maniche più larghe nelle spalle e questo tessuto satinato. Guardate che carina, io l'ho preso di questo colore che di solito non lo porto mai, però è davvero carino. Ho preso una taglia in più perché di questo, attraverso le recensioni, avevo letto che vestiva piccolino, quindi ho deciso di prendere una taglia in più per essere sicuri. Ed è veramente bello, cioè la qualità di alcuni vestiti, nonostante il prezzo basso, è davvero favoloso secondo me. Infatti è bellissima, ovviamente è leggera appunto per la primavera. Andiamo a. Ah sì, spettacolo! Questa qui è una gonna che ho preso, visto che si useranno i colori pastello quest'anno. Lo sono andata a prendere sperando che mi sta, visto che sono un po' ingrassata. Ma sì, perché ho preso la L, quindi. Anzi, secondo me è pure enorme, raga. Troppo forse! Oh Gesù! Ragazzi, mi sembra di averla presa un po' enorme.
Però guardate che bello il colore. Il tessuto sinceramente sembrava più pesante, invece è molto 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 leggero. Però è bellissimo, però ho paura che mi sia veramente larga, perché ok, ho preso una L, però cappero. Cioè che in realtà dovrebbe essere una 40-42, però secondo me è davvero troppo larga. Speriamo che in qualche modo tipo riesca a metterla. Perché veramente è troppo bella. Cioè, mi piace un sacco il colore, che è questo verde chiaro, verde pastello. Ce lo spero, perché se no ci sto già rimanendo male. Un altro capo. Ah, sì, questo jeans, che mi sono preso un altro jeans, perché già avevo fatto un ordine dove ho preso un jeans e mi sono trovata benissimo con questi a vita alta e che cadono più larghi sui fianchi, visto che io i fianchi larghi, purtroppo. Ho la vita più stretta e i fianchi più larghi. E infatti ho preso questo qui, che è una M, questo qui, ed è appunto stretto in vita, e soprattutto la particolarità è che si può stringere se viene più largo, quindi la potete stringere benissimo con questi bottoni che ci sono qui, quindi è spettacolo. Infatti, come potete vedere, è un modello appunto largo, che scende anche largo qui. E via! Poi, questo che cos'è? Ah sì! Ok. Mi vedete fare questa cosa? È che ci sono rimasto un po'. Praticamente avevo visto un pantalone cargo. Beige, cioè c'erano anche di altri colori, perché di quel tessuto appunto ho pantalone però tessuto più, cioè più pesantino, no, non so come spiegarvelo. E invece, diciamo, non dico che sono rimasta delusa, però è proprio tanto 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 leggero, cioè è un pantalone, pensavo che fosse di quelli più, non so come spiegarvelo, tipo tessuto di jeans un po' pesante, tipo come i pantaloni appunto cargo più grossi, diciamo. Invece è di quelli proprio leggerissimi. E anche questo ho preso una M. Speriamo che non mi vada tanto lunga. E poi ovviamente qui sulla caviglia diventa è più stretto. Quindi sì, molto carino pure questo. Peccato però che pensavo fosse più grande. Poi ho preso, vediamo qui. Ah, ok, questo maglioncino, no, sempre per la primavera, perché è di quei tessuti appunto leggerissimi. Infatti credo che sia anche un po' trasparente, come potete vedere. Infatti secondo me va messa una perletta, un top comunque, ed è questa la particolarità di avere la spalla un po', una parte di spalla scoperta, quindi era veramente carina. Poi l'ho pagata pure pochissimo perché era in sconto. Poi andiamo avanti. Poi ho preso, niente, ora di solito appunto. Oh, lo sapete che io adoro il bianco, il nero, eccetera, eccetera. Ma questa volta vedete molto colore, perché ho deciso di dare un po' di gioia nel mio armadio. Poi questo qui, che è sempre una magliettina, di questo tessuto sembra velluto a coste, ma non è così. Ed è sempre leggera, di questo appunto verde. È più scuro, cioè come quello che indosso adesso, solo un po' più chiaro, però è molto più chiaro del colore della gonna. Quindi, però è molto carino. E anche di questa ho preso una M. Comunque questa di solito è la misura che prendo sempre su questo sito, o a meno appunto, a meno che non vestino più stretti oppure più larghi, ecco, quindi li cambio a seconda, appunto dipende dal modello che vestono.
Poi ho preso, scusa se faccio un po' di pause perché non ricordo quello che ho preso. Mi ricordo che ho preso un bel po' di cosine, ma non mi ricordo cosa. Oddio, che cos'è? Oddio, ma è larghissima! Avevo visto queste magliettine che erano in offerta, anche queste di leggerissime, e di questo bellissimo lilla, violettino chiaro, e che appunto ho visto nelle recensioni, attraverso appunto le recensioni, che vestissero molto larghe, ma non pensavo così larghe e lunghe. Cioè, veramente, considerate che è una S questa. Cioè, questo è davvero troppo enorme, cioè è larghissima proprio. Ok, che adesso sono ingrassata, ma direi che stiamo esagerando un pochettino. Poi il tessuto, devo dire che non mi piace tantissimo perché è di quelli leggeri, ma è proprio tipo soffia che vola. Cioè, non è niente di che, ma neanche troppo, però alla fine che ce la mettiamo a fare, perché penso che è stato pagato, non mi ricordo, 4 euro qualcosa, non ricordo adesso. Oh, qua c'è una scatola che ho preso. Ah sì, adoro, guardate che ho preso, la luce per registrare i video, sperando sia buona, no? E ho preso appunto il supporto per il telefono con la luce. Vediamo. Ok, è da montare, speriamo di riuscirci in qualche modo poi a saperlo montare. Con il telecomandino e ti picchio. Gesù, non fare danni, Tinder. Eccolo qui, ovviamente lo vedrete smontato. Ovviamente la luce LED è di quella piccola, però ha tre funzioni di luce, quindi poi la proverò e vedremo se funziona. Ah, qua c'è il telecomandino per il LED e il telecomando anche, avevo visto, eccolo qui, per Bluetooth, quindi wireless. E niente, questo qui, quindi lo sistemo un attimo e torno subito da voi, perché se no si rompe. Ho aperto qualche pezzo e poi veramente non lo riuscirò a montare. Ho preso questo qua, mi sembra estivo, però perché ormai con i capi invernali, cioè ormai siamo a maggio quasi, quindi sì, guardate che carino, troppo bellino. Eccolo qui, questo top viola, ormai avrete capito che mi sono fissata con viola lilla, ecco, con a pois, qui è più stretto e ha questi due fiocchetti. Devo dire che è di buona qualità, ovviamente è leggerissimo, ma ovviamente è per l'estate, quindi è ok. Questo rispetto agli altri fa un po' puzza, ma va bene, tanto una volta lavandolo se ne andrà. Quindi troppo bello, però troppo bello, adoro. Niente ragazzi, poi ho preso questa borsettina, ovviamente viola, lilla, e vediamole, perché alcuni magari avevano scritto che era piccola, così là. No, invece secondo me è perfetta. Guardate che carina, con questa fantasia trapuntata, anche un po' di barrette di cioccolato, ed è carinissima. È l'unica cosa che cambierò, ma è una cosa mia, sarà la catenina, perché è dorata, e come sapete a me le cose un po' dorate, con queste cose qui, finte dorate, non mi piacciono tanto, quindi andrò a mettergli una catenina uguale, però di quelli appunto tipo falsi argenti, ecco, perché di questa qui non mi piace. E devo dire che non è grandissima, ma come le altre borse che ho, dove entrano, ovviamente se avete il portafoglio quello rettangolare vi consiglio di cambiarlo, come faccio io, che ne ho due, uno più grande rettangolare, mentre un altro per queste borse, perché sennò veramente non vi entra nulla. Però carino, adoro. Niente ragazzi, io come tutte le donne, io adoro vestiti, scarpe, borsa, ovunque sia, cioè li adoro. Poi ho preso
Ve l'ho detto, è un po' grande. Ah, sì. Guardate, non voglio neanche sapere che taglia è. Oh, non avete capito. Questo è il biker shorts. Stavolta è arrivato nella taglia giusta. Voi direte perché? Perché a Natale ho fatto un ordine che da parte di mia madre io mi ero presa due cosettine, fra cui tipo questo. Solo che è arrivato, non so perché la taglia era selezionata M, è arrivata XL. E quindi era, non dico che era enormissimo, perché comunque vestono più, almeno quello era forse un altro modello di questo, sì, però vestiva più stretto, ma comunque rimaneva lo stesso largo, quindi l'ho regalato a mia mamma, visto che, perché non aveva senso fare un reso di 2 euro, cioè secondo me non valeva la pena. Quindi ho deciso adesso di riordinarlo e finalmente è arrivata nella misura giusta, quindi speriamo bene che sia perfetto. E niente, ovviamente è come il tessuto delle leggings. Ok, raga, ho preso questi anellini molto semplici. Guardate, questo qua col cuore, questo qui semplice con questa forma, e altri questi qua, quadrato ad esempio. Questo, ok, molto carini, molto semplici, così come se non ne abbia già abbastanza, in ogni caso comunque. E poi ovviamente perché non lo so, mi sarebbe scontato che mi devo... comunque potevo selezionare un regalo superati i 50 euro e di peluche, quindi ho scelto questa qui che in teoria sarebbe un portamonete, ma è grandissimo per un portamonete. Cioè, infatti qua abbiamo altri due scompartimenti ed è sembra in tessuto, invece è cioè semi pelle, invece è pelusciato. Non so se riuscite a vedere questa mini pellicetta, però troppo 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 carino. Quindi ragazzi, questo è stato il mio primo pacco, l'altro lo vedete in qualche altro video, ovviamente ve lo farò vedere, e nulla, quindi questo è tutto, quindi vi saluto e vi mando un grosso bacio e come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale. Ciao, alla prossima!